è stata eliminata dalla Champions League, affronta il primo impegno in UEFA con il categorico dovere di vincere. Per la vostra osservazione, il Ruch Chorzów, i polacchi giocano in questa iniziativa, è uno degli elementi più attesi della formazione locale, vale a dire il georgiano Zhikia guadagna un calcio d'angolo, anzi una rimessa laterale. Vediamo gli sviluppi di questa azione. Palla offerta al centro, il tentativo di inserimento di Srutva, ancora Srutva in piena area di rigore, avvio aggressivo dei polacchi, chiudono momentaneamente i difensori dell'Inter e alla fine c'è il tocco di Simic ancora in fallo laterale. Esonerato dopo il pessimo avvio di campionato di cui dicevamo della squadra locale. A bordo campo c'è Francesca Sanipoli, uno degli osservati speciali. Attenzione intanto, ancora questo tentativo di inserimento abbastanza insidioso da parte di Piseschi, una delle due punte, che comunque viene per grande stile l'intervento di Blanc. Da quest'altra parte ora Robby Keane, tocco d'esterno ancora per Vampeta, mette in mezzo nuovamente Vampeta, mischia in area polacca e alla fine il pallone viene fuori. La partita però è velocissima. Sì, è molto preciso, ma va piano, speriamo che sia una questione di forma, perché se aumenta il ritmo ha precisione e qualità. Ecco Serena ed eccolo Vampeta, tocco di prima, Sukur, 1-2 con lo stesso Vampeta, ancora splendido, e il tiro al volo di Jugovic, grande azione, tiro al volo di Jugovic, palla a fondo campo, si dispera Jugovic, bellissima l'azione, perfetto il suggerimento di Vampeta, la battuta al volo di Jugovic sul fondo. Vedi, come ti dicevo, oltre alla precisione quale partire in conto qui della squadra avversaria. Ora è arrivato l'incitamento a favore di Seedorf. Attenzione però che si inseriscono pericolosamente i giocatori del Ruch Chorzów. Il tiro finisce sull'esterno della rete, ha dato comunque l'impressione di essere ben piazzato il portiere nel centrocampo a 5 del Ruch Chorzów. Ecco ancora un inserimento di Vampeta, vedi che forse è anche un falso lento, chissà. Falso perché è bugiardo, forse, non perché non sia lento. Attenzione, intanto prova e lo fa molto bene a Kang Sukur. Buona la preparazione, il tiro respinto in angolo dal portiere Vierto di Serena, poi ruba palla, attenzione Zhikia, tocco, si apre un po' l'Inter e ancora una grande parata da parte di Frey. Sporadici ma pericolosissimi contropiede da parte della formazione locale. Il tiro è di Srutva, come rivediamo, è splendido il riflesso di Frey. Fa la battuta il capitano Surma, che la tocca su Gursky, parte il cross di quest'ultimo, colpo di testa, è splendido ancora Frey, è la terza parata del portiere interista su questo colpo di testa pericolosissimo di Srutva. Sì, è stato molto bravo un'altra volta Frey, perché la palla è scivolata anche se era abbastanza gli stava male. Rimbalzando davanti, quindi ha anticipato anche la respinta con i pugni proprio per evitare il rimbalzo. Attenzione ancora il Ruch Chorzów, conclusione alta. Sì, se fosse un incontro di pugilati diremmo che noi abbiamo sentimenti di fascia destra, mancano Zanetti, Brocchi, lo stesso Simic, e ciò naturalmente ha determinato anche fare i nostri. Jugovic, anticipato ancora Kang Sukur, riconquista il pallone per un attimo Farinos, ma glielo soffia però Zhikia, grande palla larga per Bisacchi, limite dell'area, non filtra il pallone, secondo tentativo un cross, il tocco fuori per Surma. Va ancora Surma, pallonetto pericoloso e colpo di testa di Paluk con parata di Frey. Paluk si è allungata all'Inter, è un pochino disordinata e sta soffrendo oltremodo. Direttamente su Marcellari, sventaglia dalla parte opposta a cercare ancora Recoba in posizione di ala destra. Va Recoba, converge, riesce a dare a Vampeta, Vampeta si accende una mischia e poi c'è la parata ancora di Wiertowski,
sull'ottima conclusione di Kind, che aveva trovato il riflesso per la mezza girata di volo. Sì, un rimpallo in aria, è venuta fuori questa palla, Kind l'ha girata molto bene e dobbiamo dire che il portiere polacco ha fatto una parata alla frente. Qualche problemino e si fa vedere, una partita piacevole, attenzione, Seedorf, gol! Gol di Clarence Seedorf, pescato dalla bandierina, destro, esterno, palo e gol. Sì, è stato un gran bel gol, devo dire che secondo me Seedorf questa sera non ha fatto una grande prestazione e con questo gol probabilmente la nobilita è la salva, diciamo, però resta una prestazione non perfetta. Adesso direi che l'Inter ha preso una bella boccata di ossigeno perché le cose potevano anche mettersi male in questo inizio di ripresa. Maligno tiro di esterno destro, vedete sul cross di Recoba, colpisce d'esterno destro, palla con effetto a girare, tocca il palo e si infila, nulla da fare per Biertowski. Sì, lì non ci può arrivare il portiere, palla che prende il palo è difficilissimo. 1-0 dunque per l'Inter, è un risultato che potrebbe dare morale. Francesca, si sono messi un po' il cuore in pace sulla panchina. Guarda, per la panchina è stata una sorta di rito liberatorio questo attenzione, gol. Attenzione, è sinistro! Gol! È splendido gol da parte del Cino Recoba, 2-0. Micidiale conclusione di Recoba che ha dato proprio l'impressione di mirare nell'angolino, ha battuto di precisione, sinistro magico, vellutato e 2-0. Sì, balisticamente è un genio, è uno che può calciare benissimo sia di potenza che di precisione, hai detto bene, ha guardato l'angolo e dove ha guardato ha tirato. Alvaro Recoba, giocatore, ecco vedete? Se ci ha mirato splendido, l'ha cercato proprio l'angolino, nulla da fare per Biertowski, ha sofferto l'Inter mentre ora esce Bisacchi ed entra in campo al suo posto con la maglia numero 5 Taraciulski, 15 Protogurski, ecco il nuovo entrato, gira al centro, palo clamoroso, anche sfortunato il Ruch, insiste comunque, stavolta non avrebbe potuto farci assolutamente niente. Nel frattempo ha fatto vedere alcune cose buone, aveva sbandato in avvio di ripresa, poi ha segnato due gol, ora Recoba ancora dalla bandierina, colpo di testa e sono tre, Kin mette dentro da distanza ravvicinata, il bottino ora si va facendo grosso per l'Inter che ha approfittato in maniera perfetta, ecco che rivediamo, vedete il cross, il colpo di testa di Cordoba e gol di Kin da due passi dal basso in alto. Adesso si è alzato anche Lippi finalmente dalla non parte. Vogliamo togliere dei meriti all'Inter, chiaramente però denunciano molti limiti questi polacchi, il risultato si sta facendo grande, fa soddisfazione, però direi che ci sono stati dei progressi, ma non è tutto oro quello che luccica questa sera. In effetti però era di fondamentale importanza per l'Inter ottenere anche il risultato dopo una serie di prestazioni talora negative, qualche volta comportate prima che succedessero appunto i momenti di terrore, chiamiamoli così, prima che si verificassero i momenti di terrore. La plomb è molto facile da mantenere quando si vince 3-0. Esatto. Intanto è Vampeta, limite, dentro, grande suggerimento per Recoba che poi con il destro, già in precedenza aveva avuto la possibilità di tirare con il destro che naturalmente non è il suo piede, poi il rimpallo l'ha favorito. Vedete, è andato alla conclusione ancora con il destro e ha chiamato Biertowski del Ruch per mettere in fuorigioco gli interisti, ma l'Inter la gioca all'indietro su Laurent Blanc che naturalmente a questi ritmi gioca come un gran signore. Fallo intanto di Kim. L'impressione che ho è che l'ultimo quarto d'ora l'Inter l'abbia giocato sia a tenere la palla quando era in attacco cercando di far gol a Can per dargli questa iniezione di fiducia che gli manca. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro, 3-0 per l'Inter, rotondo risultato qui in Polonia, passaggio del turno assicurato, Lippi tranquillo al microfono di Francesca Sanipoli. Marcello, lei chiedeva a questa partita di dare consistenza ai miglioramenti visti con la Lazio ma soprattutto un risultato, ha avuto tutte e due le cose? Bene, ribadendo dunque il risultato finale che è stato di 3-0 a favore dell'Inter Horsov, con i gol di Seedorf, Recoba e Kin nella ripresa, grazie a voi tutti per la cortese attenzione, la linea torna a Roma. Buonanotte.